Buon pomeriggio e bentrovati all'approfondimento che precede il telegiornale meridiano di Tele4. C'è con noi Alessandro Gavagnin, segretario FIM CISL, che ringrazio per essere in studio da noi. Buongiorno. Buongiorno a te, buongiorno a tutti i telespettatori. Allora, la questione Varzi la continua a tenere banco, fumate nere a go-go, praticamente non si è riusciti a trovare ancora un accordo, anzi braccio di ferro, distanza tra le varie parti su diversi temi. Beh, possiamo dire che, insomma, braccio di ferro su salari e indennità, ma è riduttivo ridurlo solamente a questo. Una partita ancora aperta, però i lavoratori e le famiglie attendono risposte. È una partita ancora aperta, ma complicata, perché noi prima di riuscire a trovare un accordo complessivo, perché non dimentichiamo che oltre ai lavoratori che dovrebbero passare in MSC, ci sono anche i lavoratori che rimangono in Varzia. E noi sì, ci è stato presentato un piano industriale che traguarda il periodo 2024-2027, al quale però ci servono ancora dei dettagli per poter dare un giudizio compiuto per quello che è il piano industriale di per sé. E quindi ci sono tanti fattori che ovviamente vanno analizzati. Vi aspettavate che si formasse questa distanza in corso d'opera una volta arrivata la notizia dell'ingresso di MSC tempo fa, eccetera? C'erano ampie speranze, insomma, però poi qualcosa si è arenato, no? Diciamo che non ci meravigliamo, perché l'atteggiamento di Varzi, purtroppo ormai lo conosciamo bene, ed rimane in linea con quello che è l'atteggiamento di Varzi fin dall'inizio. E quindi sembra sempre nicchia a dare dettagli, e quindi facciamo mezzo passo avanti, due indietro, come se volesse perdere tempo per non riuscire ad arrivare a un accordo. Però purtroppo il tempo passa, infatti noi anche all'ultimo incontro quello che abbiamo chiesto, visto l'atteggiamento di Varzia, è che non si proceda a fine giugno, che è la scadenza della solidarietà, con atti unilaterali da parte della multinazionale, ma quantomeno ci sia una proroga della solidarietà di almeno un mese, quindi fino a fine luglio. E poi tutta la questione ovviamente salari, no? Importante. Anche e quello. Poi c'è il grosso nodo salari, sì, perché non dimentichiamo che per il passaggio da un'azienda all'altra si andano a firmare delle transazioni innovative, e quindi sono singolari, quindi sono, ogni individuo firmerà la sua transazione, e in questa transazione qua andrà a rinunciare a eventuali reclami per tutta la vita passata, e quindi per l'atteggiamento che anche ha subito da Varzi in questi anni qua, ma soprattutto andrà ad accettare le condizioni di minor favore fino adesso, perché noi siamo comunque la trattativa continua, ma sappiamo che il punto di partenza, che adesso sono gli stipendi di Varzia, sarà difficile comunque da raggiungere. Insieme agli altri colleghi delle sigle sindacali, voi avete insomma una presa diretta con i lavoratori, li sentite, ci parlate, sentite le loro opinioni, le loro speranze, ma anche le loro paure, che aria si respira, cosa dicono loro? È chiaro, infatti noi stiamo lottando per questa famosa cifra economica che è da riconoscere Varzia ai lavoratori che passano in MSC, non per una volontà o un capriccio del sindacato, ma sono per gettare le basi, per cercare di trovare un accordo, perché ricordiamo che la reindustrializzazione del sito e quindi il mantenimento dei posti di lavoro non deve essere solo un obiettivo del sindacato, ma deve essere un obiettivo di tutte le parti al tavolo. E la politica continua a essere, diciamo, la politica locale, continua a essere al vostro fianco, e anche quella nazionale, avete avuto anche interlocuzioni recenti con le varie persone di riferimento? Certo, infatti anche per questo sarebbe il caso che magari la politica sia locale che nazionale richiami alla responsabilità Varzia, perché non è possibile che continuiamo sempre con questi giochini del rilancio al ribasso per non arrivare ormai la quota, siamo vicini, perché secondo me un passo da una parte, un passo dall'altra, siamo vicini per trovare un accordo. Però Varzia deve mettersi una volta per tutte in gioco sul tavolo e deve giocare a carte scoperte, e quindi dire qual è il suo obiettivo. Se trovare un accordo, deve riconoscere la cifra, una cifra dignitosa, affinché i lavoratori possano procedere in serenità al passaggio da un'azienda all'altra, o se quantomeno stabilire il gioco di Varzia, che non è quello di trovare un accordo, allora che lo dichiari. Ormai sta andando avanti da tantissimo tempo questa vertenza. Se volessimo un po' fare la cronistoria, ripercorrere tutto, c'è stato un momento di maggiore difficoltà prima di altri? Beh, l'attesa ovviamente di sapere gli ingressi di chi si sarebbe messo in gioco. Beh, ormai siamo quasi due anni. Andiamo avanti, da quando Varzia ci aveva rassicurato prima, nel marzo del 2022, che dove firmavamo un verbale di accordo in regione, siamo rimasti là fino alla sera tarda, dove eravamo riusciti a strappare un impegno da parte di Varzi a continuare con la produzione in Italia nel sito di Triestino.
quando invece il 14 luglio ci veniva comunicata una procedura, tra l'altro senza neanche comunicazione. Infatti questo è stato uno dei fattori per cui abbiamo vinto anche la causa contro Varsila, che l'ha obbligata a ritirare la procedura. Senza nessun tipo di informativa ci ha comunicato tramite PEC che gli esuberi all'interno del stabilimento triestino erano di 451 persone. E mi ricordo che è stata una bella coltellata da quel punto di vista. Coltellata, no? Ma anche per i lavoratori che adesso rimangono in Varsila, perché anche loro giustamente chiedono sicurezza e garanzie. Perché chi li vieta alla multinazionale di avere un atteggiamento come quello avuto il 14 luglio 2022? Ci ricordiamo una grande manifestazione di solidarietà dei cittadini stessi, ci ricordiamo il grande corteo, no? per le strade e le piazze di Trieste. Questo di fatto può creare un ricordiamo anche quello che successe per Zeno D'Agostino, il ormai ex presidente del porto. Ecco, questo crea un precedente, ci si augura che per le cose davvero importanti i cittadini si mobilitino e facciano sentire anche loro il fiato sul collo ai potenti, no? alle grandi rappresentanze. Beh, questo sicuramente è stato un precedente, non dimentichiamo che però è anche dovuto alla storia che ha Varsila sul tessuto triestino, perché non dimentichiamo che prima era Fincantieri, i grandi motori, poi è diventata Varsila e comunque dava occupazione a più di 1000 famiglie sul territorio, e quindi è normale che soprattutto l'atteggiamento che ha avuto la multinazionale nei confronti di queste famiglie, di questi lavoratori, abbia scatenato anche la rabbia all'interno sul tessuto cittadino. E non dimentichiamo che una manifestazione così a Trieste se ne contano veramente su una mano, per portare 15.000 persone in piazza a manifestare la loro vicinanza verso questi lavoratori qua è stata una cosa bellissima. Adesso come si andrà avanti? Dopo l'ultima fumata nera, i prossimi appuntamenti, attendete novità al più presto? Noi adesso il tavolo con Varsila si è interrotto, ma quello che noi abbiamo detto fino all'ultimo è che noi al tavolo ci saremo. Noi adesso abbiamo i prossimi appuntamenti, sono domani, c'è l'appuntamento per l'accordo di programma e quindi dove ci saranno tutte le istituzioni firmatarie di questo accordo. E dopo ci auguriamo che dove all'interno di questo incontro qua quantomeno venga comunicato da Varsila la volontà o meno di prorogare la cassa di solidarietà, perché ricordiamo che il 30 giugno è fine questa settimana qua. E quindi cioè, domani insomma le risposte devono arrivare questa settimana quantomeno su alcuni punti. Esatto, dico quantomeno come traguardare dopo 30 giugno, e quindi se Varsila continua col suo atteggiamento di non voler trovare un accordo comunque non conciliativo, aprirà una procedura standard, quella aperta il 22 luglio del 2022. Se invece Varsila torna sui suoi passi e vuole trovare un accordo anche lei, comunicherà quantomeno la proroga della solidarietà di un mese. C'è fiducia? Cioè, si filtra qualcosa? No, al momento no. Non si filtra niente, infatti ci auguriamo veramente che Varsila cambi atteggiamento, quantomeno quest'ultimo periodo, per cercare di dare la spinta finale per trovare un accordo. Sembra quasi, no, che tutta questa avvertenza abbia ovviamente gettato nella preoccupazione anche Varsila stessa, che ha dovuto sottostare ovviamente a delle interlocuzioni anche con lo Stato italiano, parlando di creare un precedente, insomma una multinazionale, una grandissima azienda che fa braccio di ferro con non solo sindacati magari, ma anche con uno Stato che si mette giustamente in mezzo per garantire la sicurezza di chi vive sul proprio territorio, cioè di per sé è già una cosa insomma che sorprende. Può una multinazionale dettare le regole a un intero Stato? Purtroppo, come abbiamo visto, anche lo schiaffo che ha dato Varsila all'epoca, quando c'era ancora ministro Giorgetti, sul questo famoso progetto del mare, dove Varsila non ha voluto neanche più sedersi al tavolo, quindi per poterlo fare può fare. Ci auguriamo, visto che al tavolo viene la detta di tutti, l'obiettivo è quello della salvaguardia dell'occupazione e della reindustrializzazione del sito triestino, Varsila deve cambiare il modo di fare. I suoi colleghi cosa? Beh, voi siete uniti comunque nel vostro intento, anzi certo. Vediamo che i sindacati sono un elemento fondamentale in questa trattativa, che però per il momento si è arenata. Dicevamo, entro la fine del mese bisogna avere delle risposte importanti, ma non filtra nulla. Noi ovviamente continueremo a dare spazio a questa avvertenza. Poi insomma ci si aspetta ovviamente che tutto vada per il meglio. Di quante persone coinvolte parliamo alla fine?
Eh beh, quello che si trovi un accordo sicuramente è una cosa che si auspica anche il sindacato, ma come anche tutte le parti coinvolte a questo tavolo. Adesso si parla più o meno di 260-270 persone e quindi comunque dare continuità lavorativa con relative famiglie, ovviamente. Esatto, a 260 famiglie sicuramente non è cosa da poco. Il progetto di MSC è comunque un progetto solido, l'atteggiamento di MSC è totalmente diverso da quello di Varzia. E quindi con MSC, ti dico, abbiamo avuto da sempre interlocuzioni trasparenti e quindi al tavolo ci siamo sempre detti quello che c'era da dirsi. Con loro nessun problema mai in questo contesto? Con loro abbiamo sempre il nodo della parte salariale. Salariale che, ripeto, rispetto ai salari che avevamo prima in Varzia, sarà difficile secondo me arrivarci, ma quantomeno il tavolo è aperto e quindi continuano le interlocuzioni tra di noi. Siete pronti a tornare in piazza, casomai ci fosse, speriamo di no, questo bisogno? Guarda, io mi auguro che non ci fosse, veramente non ci fosse bisogno. Dopo però, ripeto, come l'abbiamo dimostrato in questi 2 anni di vertenza, applicheremo tutti i canali a noi in possesso affinché ci sia l'intera occupazione dei lavoratori di Varzi in esubero, e ripeto, passando tramite qualsiasi braccio di ferro. Abbiamo dimostrato che la città comunque ha risposto e risponderà, ne sono certo. Alessandro Gavagnini, io mi prendo anche un paio di minuti, visto che ce li abbiamo, prima di chiudere, anche per parlare più in generale, no, del tessuto industriale di Trieste, della regione. Ovviamente voi seguite tante situazioni, non solamente Varzila. Che aria si respira da questo punto di vista? Perché di crisi industriali purtroppo in questi anni ne abbiamo parlato sempre più spesso, parliamo di flex, parliamo di altri settori economici, insomma sono tante le preoccupazioni a cui voi avete dovuto dare molta attenzione. Chiaro, purtroppo il problema è comune non solo all'interno della regione, ma su tutto il tessuto nazionale, quando soprattutto le grandi multinazionali si stancano, si stufano o vedono che qua non c'è più margine di guadagno e quindi dove si trasformano, si trasferiscono? Si trasferiscono nei paesi dove hanno più marginalità e quindi vanno a risparmiare su quello che è il costo del lavoro, sulle materie prime o dove semplicemente non ci sono regolamenti e quindi gli permettono di costruire tutto quanto con maggior serenità, come mi viene in mente i paesi cinesi. D'altronde, parlando di Trieste, può Trieste perdere un certo tipo di tessuto industriale? Cioè può permettersi di perdere Varzila? È una domanda stupida perché penso che sia retorica a questo punto. Purtroppo l'Italia e Trieste non poteva permettersi di perdere Varzila, però purtroppo è successo. Adesso bisogna interrogarsi, soprattutto la politica nazionale, su come non far perdere questo tipo di lavorazioni sul tessuto italiano. Perché ricordiamo che noi siamo, come manifatturiera, siamo il paese secondo me migliore al mondo come tipo di lavorazioni manifatturiere. Il problema è che non riusciamo secondo me a valorizzarle, non riusciamo a trattenere gli investitori sul territorio locale. Anche perché poi cambia anche il tipo di lavoro, si parlava anche di riconversione dei lavoratori, no? Con Varzila, riadattarli a un'altra realtà. Questo oggi in Italia è possibile farlo agevolmente con competenze trasversali oppure comunque ci vuole tutto un concetto di formazione che abbraccia insomma molti settori, ma soprattutto serve anche molto tempo forse? No, ma da questo punto di vista qua siamo preparati, perché non dimentichiamo anche quando abbiamo fatto la riconversione della parte di Ferriera, attraverso la regione, quindi con dei corsi finanziati dalla regione, ben stabiliti e ben formati, siamo riusciti in questa operazione qua. Quindi secondo me il problema non è tanto l'operazione, secondo me è proprio mantenere qua le grandi società, le grandi aziende, quindi permettergli di lavorare sul tessuto italiano senza avere però tutta questa moria di tasse, perché non dimentichiamo che un'azienda si trova a pagare il 50-60% di tasse e viene da sé che quindi la marginalità è minima e viene da sé che l'azienda non ha nessun motivo per rimanere in Italia. Qual è adesso l'urgenza più grande che abbiamo oltre a Varzila qui in regione in questo momento? No, per adesso l'operazione più grande è sicuramente Varzia, perché Varzia, oltre ad avere questa famosa clessidra che scorre e quindi il 30 giugno si avvicina, non dimentichiamo che noi siamo partiti con 451 persone nel esubero, che dopo tramite ricollocazioni interne, tramite dimissioni volontarie siamo usciti da 260, ma non dimentichiamo che il dato di partenza era 451.
insomma, è già di per sé una buona cosa il punto dove siamo arrivati, aspettando che si arrivi all'accordo finale, insomma, e la proroga anche di cassa integrazione, quindi insomma sono più aspetti da, come dire, da analizzare, no? Eh beh, è chiaro, noi purtroppo capiamo che tutti quanti hanno il tempo che corre, quindi è fretta. Ma ripeto, noi non potremo mai dare un giudizio complessivo sia su per quanto riguarda Varzida e quindi rimanenti in Varzida che sui passanti in MSC senza avere tutti i documenti. E quindi adesso ci auguriamo che tra oggi e domani dovrebbe arrivarci il dettaglio di piano industriale che abbiamo chiesto da parte di Varzida, e quindi dico, noi stiamo continuamente lavorando per. Il problema è che nel caso ci dovesse servire ancora del tempo, Varzida non proceda con azioni unilaterali. Va bene, allora ci riaggiorniamo già nelle prossime ore, credo, certo. A questo punto, nei prossimi giorni sicuramente. Grazie ad Alessandro Gavagnin, FIM CISL, per essere stato con noi, insomma buon lavoro. Grazie a voi. Grazie per averci seguito, torneremo ovviamente nelle prossime ore a parlare di Varzida, come avete sentito. Ora invece spazio a un po' di pubblicità e poi il telegiornale delle 13:20 di Tele4, a fra poco. Buon pomeriggio, bentrovati all'edizione meridiana del telegiornale di Tele4. Oggi il centrodestra in Consiglio Comunale cercherà l'intesa riguardo la delibera sull'asilo di Roiano e altre situazioni ancora in sospeso. Dal confronto sarà probabilmente modificato il testo della delibera, che tornerà quindi in commissione. Nel frattempo l'opposizione non perde l'occasione per lanciare alcune frecciatine. Bernardo Gulotta. Non c'era solo l'asilo di Roiano fra gli argomenti che si sarebbero potuti affrontare oggi in Consiglio Comunale. La seduta, come già noto, è stata revocata per la necessità di un confronto politico fra i gruppi, propedeutico a stabilire in maniera coesa quale sarà la strada da prendere per la delibera su Roiano. Una delibera che, stando alle prime indicazioni, sarà oggetto di qualche modifica. Difficile pensare a un vero e proprio ripensamento riguardo l'affidamento in concessione a una cooperativa del servizio educativo dell'asilo in questione. Più facile invece smussare gli angoli del documento, prevedendo una durata minore della concessione, che è stata identificata in 6 anni e potrebbe essere dimezzata e inquadrata sotto il profilo della sperimentazione. In ballo poi anche gli altri futuri asili, vedi quello di San Giovanni, che stando alla delibera potrebbero essere interessati dalla medesima procedura di affido in concessione, e anche su questo potrebbe esserci una mediazione, frutto di un compromesso che dovrà raggiungere la maggioranza, in un contesto dove intanto l'opposizione continua a premere sui propri tasti. Il rinvio del Consiglio Comunale è un pasticcio, non è successo una cosa del genere. Non succedeva da anni ed è l'esatta conseguenza della ostinazione da parte della destra di portare avanti una delibera come quella della privatizzazione dell'asilo, che va contro tutti gli interessi della città, sia delle famiglie che dei lavoratori. Ci auguriamo che questa pausa di riflessione venga utilizzata dalla maggioranza per ricredersi su questa scelta che danneggia appunto gli interessi della città, e non per passare a una resa dei conti che invece sembra essere l'intenzione di Fratelli d'Italia, che già minaccia espulsioni dalla maggioranza e cose del genere. Ecco, dinamiche di questo tipo, così come anche eventuali accordi interni alla maggioranza per difendere questa posizione indifendibile, sono ciò che è di più lontano da appunto l'interesse della città ad avere 66 posti di asilo nido nel pubblico, universali e accessibili a tutti, e non di fare l'ennesimo regalo ai privati, al quale purtroppo la destra ci ha abituato da tempo. Controlli stradali da parte dei carabinieri in questo scorso fine settimana. Il risultato è di 4 persone denunciate e 5 patenti ritirate per guida in stato d'ebbrezza. Sono 4 le persone denunciate per guida in stato d'ebbrezza nel corso dei controlli alla circolazione stradale operati dai carabinieri della compagnia di Aurisina per prevenire gli incidenti, a volte anche mortali, molto spesso causati dall'abuso di alcol prima di mettersi al volante. Con l'impiego dei militari delle stazioni di Villa Opicina e Barcola, coadiuvati dall'aliquota radiomobile, nello scorso fine settimana sono stati effettuati numerosi controlli stradali per accertare l'eventuale abuso di alcolici. 5 le patenti ritirate ad altrettanti automobilisti trovati alla guida con tasso alcolemico
superiore a quello consentito. Per 4 persone è scattata la denuncia penale all'autorità giudiziaria, in quanto il tasso alcolemico è risultato oltre la soglia di 0,8 grammi per litro, mentre per un automobilista si è trattato di una sanzione amministrativa, in quanto il risultato è stato tra 0,5 e 0,8 grammi per litro. Si tratta di persone residenti a Trieste provincia, dell'età di 25, 26, 28, 35 e 57 anni. Per tutti e 5 si è proceduto al ritiro della patente di guida, mentre le auto su cui viaggiavano sono state affidate a terze persone idonee alla guida. Ancora cronaca, la stazione di Trieste del soccorso alpino ha soccorso tra le 8 e le 8.30 circa una donna di 49 anni che si è infortunata al ginocchio dopo una caduta lungo il sentiero 1 della Val Rosandra. 7 soccorritori attivati dalla SORES si sono portati a piedi verso il luogo dove si trovava la donna. L'hanno stabilizzata e imbarellata per trasportarla a spalle lungo 600 metri di sentiero fino al rifugio Premuda dove attendeva l'ambulanza che poi l'ha portata all'ospedale. Il Comune di Trieste informa che a causa delle condizioni di forte bora i giardini pubblici comunali recintati sono sottoelencati sono chiusi al pubblico nella giornata di oggi e si valuteranno successivamente le condizioni per una riapertura eventuale di domani. Quindi giardino pubblico dei Tomassini di Via Giulia, giardino Falcone Borsalino di Altura, giardino Basevi, giardino Antollovic di Via Carpineto, giardino Vande Marion Wulz di Via Catullo, giardino Fedora Barbieri di Via Mascagni, il giardino di Via San Michele e Campagna Prandi, giardino di Villa Kosulic in Strada del Friuli, giardino di Villa Engelmann in Via Chiadino, Parco Bazzoni in Via Navali, skate park di Via Petitti di Roreto, giardino di Piazza Ortis, giardino di Vicolo dell'Edera, Villa Revoltella con accesso garantito invece alla chiesa nel consueto orario di apertura e chiusura. Il giardino di Villa Sartorio in Via del Modiano rimarrà aperto con il solito orario di apertura e chiusura unicamente per lo svolgimento delle attività lavorative e negli edifici. Credo siamo pronti a collegarci con la sala operativa della Polizia Locale per eventuali aggiornamenti su lavori, cantieri, traffico, incidenti, se ci sono stati speriamo di no. Buongiorno. Buongiorno a lei gli ascoltatori, questa mattina ho parlato troppo presto per quanto riguarda la bora che non ha dato problemi almeno a noi durante le prime ore della giornata, poi abbiamo corso assieme ai vigili del fuoco un po' ovunque per cassonetti, alberi e rami cadenti, intonaci e quant'altro. Diciamo adesso al momento si è un attimo calmata la situazione. Voglio far presente che nel pomeriggio in via Giulia 2 e poi successivamente questa sera in via Rossetti inizieranno i lavori di asfaltatura e quindi ci sono dei divieti in atto e dalle 21 sarà chiusa anche la via Rossetti all'altezza via Ginnastica. Chi ha il veicolo là in zona vada a farsi un giro e lo sposti prima che arriviamo noi. Quest'oggi abbiamo iniziato le attività anche sul Colle di San Giusto per gli allestimenti del castello per le manifestazioni che andranno avanti fino ad agosto, le manifestazioni canore e teatrali, e quindi anche là ci sono dei divieti, attenzione. E ricordo che con oggi abbiamo iniziato anche le attività per quanto riguarda i G7, fortunatamente via del Teatro Romano non c'erano veicoli di intralcio, quindi è stato sgomberato senza nessun problema l'area. Da domani ci sono i divieti attivi in via Mercato Vecchio, quindi attenzione, nei prossimi giorni tutte le rive, Cadorna, Mercato Vecchio nuovamente, via dell'Orologio, Piazza dello Squero, viale Miramare e quant'altro, però man mano nelle varie giornate indicheremo insomma queste problematiche. Altre cose non direi. Una notizia per chi si reca verso Muggia e verso la Slovenia dalla parte di Monte d'Oro: è stata chiusa la galleria in direzione Slovenia, ma c'è un salto di carreggiata e un doppio senso nella galleria che rimane aperta, quindi ci sono dei eventuali rallentamenti. Altre grazie. Cose non avrei da dire. Grazie, ispettore Gurtner, buon lavoro, grazie. Allora noi invece andiamo avanti con le parole del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, proprio sul G7 su istruzione che si terrà a Trieste il 28 e il 29 di giugno. Sentiamo. Arriva il G7 qui a Trieste, una parola appunto su questo importante appuntamento. Sì, abbiamo in realtà il G7, la settimana successiva abbiamo la settimana sociale della CEI con il Santo Padre, con il Presidente della Repubblica che arriveranno, questa settimana appunto
i ministri G7, un evento di, ovviamente di importanza internazionale. Io penso poi che sia tra i più importanti G7 tematici, perché l'istruzione, la formazione è la sfida del futuro, cioè la parte della formazione rispetto anche alle nuove tecnologie che sono a disposizione, la carenza, pensiamo nei paesi G7 in Europa che ci sono di personale, è una delle grandi sfide per lo sviluppo mondiale e globale. Quindi penso che veramente avrà una grande attenzione e avremo necessità di creare delle strade condivise per affrontare le sfide e tramutarle in opportunità. Ci fermiamo per una pausa pubblicitaria, ma torniamo fra poco con altre notizie e servizi. State con noi. Ripercorriamo ora la vicenda di ieri che riguarda la tragedia del Natisone. Vediamo. Alle 13.40 il ritrovamento di un corpo all'interno del letto del fiume Natisone all'altezza di Paderno. Pochi minuti e si è capito subito che poteva trattarsi di quello di Cristian Molnar, il ragazzo di 25 anni, rumeno, inghiottito insieme a Bianca e Patrizia in quel tragico 31 maggio dalle acque ingrossate dalla piena del fiume Natisone. Chiaramente appena ricevuta questa tragica notizia, come potete sentire, le campane di Premariacco suonano a morto. Alle 15.30 il corpo è stato recuperato con il vericello dell'elicottero Drago e trasferito al vicino campo sportivo di Orsaria. Da qui è stato caricato e trasferito a Udine, dove verrà effettuato il riconoscimento da parte del fratello. Le parole del sindaco Michele De Sabata. L'acqua oggi si è abbassata, era la terza volta che passavano su quel tipo di roccia e oggi con l'acqua un po' più bassa è affiorato un qualche cosa. Ed è stato il momento giusto, sotto un sasso, era all'interno di una galleria, coperto anche da legname, si vedeva qualche cosa sott'acqua, quindi è rimasto sott'acqua fino ad oggi. Caparbietate ad agio dei pompieri perché c'era davvero l'ordine di partare solo i cani e invece hanno voluto ancora fare delle ispezioni fluviali, oggi è domenica. Un grazie di cuore davvero, persone meravigliose. I quattro dell'elicottero hanno passeggiato, l'hanno visto, l'hanno trovato e da lì siamo arrivati qua. È un corpo, fino adesso, ancora adesso, non è identificato. In questo momento qua c'è l'ispezione cadaverica che è appena terminata. Aspettiamo quel fratello, che probabilmente però non lo riconoscerà qua, ma forse a Udine, perché ha bisogno di andare in cella a frigo subito. Uno sforzo meraviglioso, oggi ci siamo abbracciati con i pompieri, adesso vado a ringraziare il capo dell'elicottero, sì, siamo andati amici, purtroppo dopo 22 giorni siamo andati amici dei soccorritori. E a Premariacco è stato chiamato il lutto cittadino, ecco il servizio. Oggi lunedì 24 giugno a Premariacco è lutto cittadino. Lo ha proclamato il sindaco Michele De Sabata per onorare la memoria di Cristian Molnar, il giovane di 25 anni travolto ucciso dalla piena del fiume Natisone, il cui corpo è stato ritrovato nel pomeriggio di domenica 23 giugno, esattamente 24 giorni dopo l'avvio delle ricerche. L'intera comunità si stringerà attorno al fratello di Cristian, Petro Radu, prima del rientro della salma in Romania, dove saranno celebrate le esequie. Quanto all'inchiesta, l'unico aggiornamento riguarda l'elenco delle vittime, visto che fino ad oggi la procura di Udine aveva aperto un fascicolo per la morte di Patrizia e Bianca e per la sola scomparsa di Cristian. L'indagine per omicidio colposo resta contro ignoti. E oggi arrivano anche le parole del presidente della regione Massimiliano Fedriga su questa tragedia. Intanto già espresso ovviamente solidarietà alla famiglia per quanto riguarda Cristian e ringraziamento a tutti i volontari e professionisti che si sono impegnati nelle ricerche, perché almeno è stata ridata alla famiglia la dignità di avere un corpo su cui piangere. Devo ringraziare la comunità di Premariacco che si è impegnata e ha collaborato, penso anche ai pasti che hanno preparato per i volontari, i vigili del fuoco che hanno lavorato in questi anni, cui c'è stata una solidarietà, ho sentito il sindaco proprio nella giornata di ieri, una solidarietà costante da parte della comunità stessa. Sensibilizzare sulla violenza contro le donne con una donazione al centro antiviolenza GOAP. Si chiude così quindi il progetto Donna Libera, illustrato quest'oggi in sala giunta del Comune di Trieste. Vediamo.
Il titolo del quadro di Arturo D'Ascanio è un titolo molto simbolico, Donna Libera, che è quello che noi facciamo al centro. Noi sosteniamo le donne nel loro percorso di uscita, le sosteniamo in tutto l'iter, possiamo garantire a loro protezione, ospitalità nel momento di maggior rischio e poi le accompagniamo in tutte le fasi delicate di questo percorso. Con una donazione di 800 euro a beneficio del centro antiviolenza GOAP e ricavati dalla vendita all'asta del quadro dell'artista Arturo D'Ascanio, si chiude il cerchio del progetto Donna Libera, volto a sensibilizzare sul tema della violenza sulle donne. Ci permette di garantire la gratuità di tutti i servizi che offriamo alle donne. Insieme ai fondi che riceviamo dalla Regione e dal Comune di Trieste, sicuramente questi momenti di sensibilizzazione e di raccolta fondi che arrivano dai privati ci aiutano nelle nostre attività. La chiusura di un cerchio è intesa appunto da un pensiero elaborato nel tempo e voluto nella realizzazione con uno stravolgimento anche di ciò che è la mia arte generale, non più donne di spalle ma il volto di una donna che guarda il cielo come segno di ispirazione, come segno di libertà. Aggiungo che l'opera comprende anche l'aggiunta di un lavoro extra, un orecchino di colore rosso, realizzato con la tecnica del macramè e con un filo americano. L'artista in questione si chiama Alessandra Rodda. Questa è un'iniziativa lodevole perché affronta attraverso l'arte e la disponibilità di Arturo D'Ascanio la possibilità per il Goa di anche ribadire quello che oggi è un messaggio che può darsi che non sia un allarme tragico, però che deve farci preoccupare per quello che sono delle situazioni che purtroppo sono frequenti, soprattutto nella nostra nazione, per non parlare di altri. Un weekend di sole è stato quello appena passato, anche se con le mucillaggini però quasi completamente spazzate via e purtroppo, come succede spesso a volte a Barcola, c'è stato anche un incidente proprio nell'andirivieni per andare al mare. Allora ripercorriamo il servizio. E di 3 feriti, fortunatamente non gravi, e di 3 mezzi danneggiati, il bilancio di un incidente accaduto questo pomeriggio a Barcola, circa 100 metri prima del bivio in direzione costiera. La dinamica del sinistro è in corso di accertamento. Dalle prime informazioni sembra sia stato causato da un impatto frontale fra una Jeep e una grande punto. La terza auto che ha riportato danni era una Ford in sosta. Sul posto sono giunte l'ambulanza e l'automedica. A bordo della grande punto c'erano una ragazza, trasportata in ambulanza a Cattinara con ferite lievi, e un ragazzo medicato sul posto. Ricoverato anche l'uomo alla guida della Jeep, che è stato trasportato in ospedale. Il sinistro ha inevitabilmente condizionato il traffico, con notevoli code di mezzi in colonna. Sul posto, oltre alla polizia locale e di Stato per i rilievi e la viabilità, anche i vigili del fuoco per la rimozione dei mezzi incidentati. Spostiamoci anche sul PC in studio, andiamo dal sito dei colleghi di Trieste Prima. Sbatte la testa contro un albero caduto sul sentiero ipovedente a Cattinara. Una donna rinvenuta da un passante che ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i tecnici del soccorso alpino e i vigili del fuoco che l'hanno consegnata ai sanitari. L'albero era caduto nei primi giorni di giugno ed era stato segnalato, e questa appunto la foto dai colleghi di Trieste Prima. Ripercorriamo però anche dalla giornata di ieri il soccorso a un natante nei pressi di Grado, poi l'imbarcazione è stata portata in sicurezza a Monfalcone, vediamo. La Capitaneria di Porto ha salvato questa mattina 3 giovani donne slovene la cui barca aveva subito un disalberamento mentre navigavano al largo di Punta Sdoba, un danno causato probabilmente dalle forti raffiche di bora che dalla notte scorsa sferzano il Golfo di Trieste. Dalla barca, un natante a vela di 9 metri, battente bandiera slovena, è partita una chiamata di soccorso via VHF e via DSC, Digital Selective Call. Le occupanti, rassicurate del pronto intervento della Capitaneria, hanno seguito le indicazioni di dare fondo all'ancora e indossare
giubbotti di salvataggio. Nel frattempo, in via precauzionale, la sala operativa Centro VTS, Vessel Traffic Service, della Capitaneria di Porto di Trieste, ha chiesto a un'unità nelle vicinanze, il rimorchiatore Med Silver, impegnato in attività di prove in mare, di raggiungere il natante disalberato e di verificare la situazione. Dopo 30 minuti dalla chiamata iniziale, la motovedetta Sarci P881 della Guardia Costiera di Trieste ha raggiunto la posizione dell'incidente e ha immediatamente accolto a bordo le occupanti dell'unità sinistrata, infreddolite e scosse ma in buone condizioni di salute. Successivamente sono state riportate a terra in sicurezza nel porto di Monfalcone. Non c'è pace davvero per Vicolo delle Rose a seguito anche dell'ultima frana. E arrivano nuovamente le lamentele, le sollecitazioni proprio dei residenti della zona. Vediamo. Benché gli sforzi dell'assessore comunale alle politiche del territorio Michele Babuder siano stati nel tempo sempre puntuali nel portare una soluzione ai numerosi problemi che hanno colpito il Vicolo delle Rose, ovvero le frane durante l'inverno con conseguenti chiusure e necessari lavori di ripristino sia della strada che, a carico dei privati, delle aree verdi dove gli alberi sono una costante minaccia per la loro caduta sulla via, i residenti che si trovano oggi costretti a limitazioni riguardo l'accesso alle loro abitazioni hanno voluto farsi sentire. E il cittadino che ci ha incontrati a Roiano l'altro giorno, mentre facevamo sopralluogo all'ex caserma della Polizia Stradale, un domani futura piazza di Roiano con tanto di asilo e aree verdi, è stato molto chiaro nel suo sfogo contro l'amministrazione comunale. Noi siamo stati considerati abusivi perché quando è avvenuta la frana c'erano i vigili urbani e io mi sono fermato e ho chiesto, mi sono qualificato in quanto ex vigile del fuoco e gli ho detto: scusate, ma adesso cosa succede? Chiuderemo la strada. No, ho detto: guardate che la strada su è anche chiusa. Sì, quella è anche chiusa. E quindi ho detto: noi per uscire, per andare a fare la spesa, gente che deve andare in ospedale, che deve andare a fare le dialisi, un soccorso, un incendio, come si fa a passare? La risposta del comune è stata che i proprietari dei terreni che non fanno la manutenzione dei muri di contenimento, quindi il comune non può intervenire, però non può intervenire sui terreni, ma sulle strade dove la gente deve passare il comune deve intervenire, perché io pago le tasse, come ho già ripetuto altre volte, e se io da domani non comincio a pagare più le tasse come le persone, perché io non posso andare a casa, quindi non ho un servizio che è un mio diritto, è un mio dovere pagare anche le tasse. Adesso è già passato un mese, qualcuno... Adesso la cosa paradossale, sa qual è? Che ci sono due persone della Nettezza Urbana che stanno puliscono le foglie. Cioè è ridicolo, siamo presi in giro. Io veramente non riesco a capire perché questa amministrazione non prende un provvedimento per rendere la strada agibile. Spostiamoci un attimo sul giornale. Paura al caffè Teatro di Gorizia, un ombrellone del bar travolge una donna, una forte folata di vento finisce per ribaltare la copertura di sedie e tavolini, la donna cosciente è stata portata in ospedale, incredulo il gestore del locale. Rimaniamo sempre qui, bora forte su Trieste, le mucillagini potrebbero avere le ore contate, continua quindi il problema, ma davvero la raffica di bora, le raffiche di bora potrebbero ripulire il mare da questa situazione, anche se l'ARPA Osmer avverte, occhio perché è un fenomeno che potrebbe ritornare. Torniamo a parlare di nuovo dei panifici che hanno ottenuto il riconoscimento, i tre pani, sono tre in regione, il riconoscimento ottenuto dalla prestigiosa guida del Gambero Rosso. A Trieste c'è il panificio Ierian, abbiamo parlato con la titolare. Rivediamo il servizio. Assieme al Man Pane, Vino e Cucina di Udine e il posto di Folladore di Pordenone, anche il panificio Ierian di Trieste ha conquistato il premio I Tre Pani, riconoscimento massimo della guida pane e panettieri d'Italia firmata da Gambero Rosso. Una storia di famiglia, quella del panificio Ierian, incominciata nel 1952 e ora la quarta generazione, che mantiene uno stretto rapporto con la città e con un metodo consolidato e di tradizione nella lavorazione del pane. È un grande riconoscimento, siamo molto orgogliosi di questo premio, perché è un lavoro comunque che si svolge di notte nel quotidiano, molto impegnativo e insomma veramente siamo molto orgogliosi. A cicli cambia l'utenza, ma il pane rimane uno zoccolo duro per tutte le età, pur con qualche novità che viene introdotta per far fronte ad esigenze moderne o particolari. I pani più comuni magari vengono apprezzati sempre dalla popolazione un po' più anziana, quindi continuiamo a fare il pane tradizionale, scioppette, panini, rosette, tutto quello che si fa normalmente.
La tendenza è la ricerca di pani un po' più speciali, quindi abbiamo aumentato le tipologie di pane, quindi che va dai semi, da farine un po' particolari, da ricerca di cose un po' particolari che sono di un po' più di tendenza, diciamo, specialmente tra i giovani che ci chiedono o farine particolare, che sia farro così, o anche pezzature diverse, però diciamo che c'è sempre un buon ricambio anche generazionale anche nel consumatore. E proprio per guardare alle nuove esigenze, per poterle assimilare, elaborare e infine vendere, lo sguardo cade anche sul mondo dei social, vera vetrina per attirare il consumatore. In questo ci aiutano anche un po' i social, per dire la verità, adesso, quindi i vari social, quando facciamo un prodotto nuovo, che può essere anche dall'oggi al domani, perché insomma quando hai farina in casa, ordini una farina particolare, si studia un procedimento anche abbastanza velocemente, e si può, non so, il sabato uscire con un prodotto nuovo. Diamo anche alcuni dati per quanto concerne la bora. Ne abbiamo parlato prima con il problema mucillagini che va scemando, ma potrebbero tornare. La bora sferza la città di Trieste, sono circa 50 in tutto gli interventi dei pompieri, dei vigili del fuoco nella sola provincia di Trieste. I giardini, come detto, letto prima attraverso il comunicato del comune, sono stati chiusi, i giardini pubblici. Una quindicina di chiamate in coda attualmente, quindi insomma, come al solito la bora porta anche quel disagio tra tegole pericolanti e rami d'alberi spezzati. Per fortuna, a parte quello che è successo a Gorizia, letto poco fa, a Trieste invece non si segnalano casi di persone ferite. Ultima comunicazione, per così dire, di servizio: chiuso temporaneamente l'ufficio zoofilo, lo comunica il Comune di Trieste nelle giornate di giovedì 27 e venerdì 28 giugno. In questi due giorni, appunto, l'ufficio zoofilo rimarrà chiuso al pubblico. Si ricorda che è comunque possibile inviare ogni richiesta con relativa documentazione alla PEC istituzionale comune.trieste@certgov.fvg.it oppure alle email ufficio.zoofilo@comune.trieste.it. È tutto dal telegiornale meridiano di Tele4, prossimo appuntamento con le notizie questa sera alle 19:30. Buon pomeriggio.